Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Il tema della puntata di oggi, la violenza contro le donne, è di stringente attualità. Come direbbero nelle redazioni dei giornali, siamo in capo alla notizia. Proprio poche ore fa, infatti, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge contro il femminicidio, che quindi è diventato legge dopo che era stato approvato mercoledì dalla Camera dei Deputati. Vedremo anche i contenuti di questo provvedimento. Purtroppo però siamo in stringente attualità anche sul piano drammatico. Proprio mentre il Senato approvava questa importante legge, a Loano, il vice sindaco di Borghetto Santo Spirito, uccideva la moglie e si suicidava. 2 giorni fa, mentre la Camera approvava il decreto sul femminicidio, a Rovereto un giovane colombiano si suicidava dopo aver ucciso la giovane moglie. Quindi diciamo che la cronaca ogni giorno, purtroppo, ci racconta quella che è una strage delle innocenti e poi vedremo perché invece noi diciamo il silenzio delle innocenti. Quello che ormai comunemente viene definito come femminicidio è una vera e propria strage. Guardiamo insieme questi dati che lo confermano. 2.200 donne uccise dal 2000 al 2011, 102 donne uccise nel 2012, 81 donne uccise nei primi 8 mesi del 2013. Ma se questi dati sono davvero inquietanti, credo che sia addirittura raccapricciante il fatto che il 75% di queste donne siano state uccise da partner o ex partner, mariti, conviventi, fidanzati, cioè da uomini che dicevano di amarle o di averle amate. Ma attenzione, perché gli omicidi sono soltanto la sconvolgente punta dell'iceberg di un fenomeno molto più diffuso, quello della violenza che si consuma quotidianamente dentro le mura di molte case. Qui i dati più aggiornati è più difficile averli, un censimento vero e proprio è più difficile, però l'anno scorso un report delle Nazioni Unite definiva gli abusi domestici, cito testualmente, la più pervasiva forma di violenza nel nostro paese, ricordando che colpisce il 32% delle donne tra i 16 e i 70 anni e che il 93% delle vittime non denuncia la violenza e gli abusi subiti tra le mura domestiche. Ecco perché dunque il titolo di questa puntata, Il silenzio delle innocenti, cioè il silenzio delle vittime che spesso preferiscono subire e tacere piuttosto che denunciare o ribellarsi. Però vorrei anche ricordarvi, prima di iniziare questa puntata, qual è la definizione di violenza contro le donne. La prendo dalla dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'ONU nel 1993. Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata. Ecco, ora passo a presentarvi gli ospiti che ci aiuteranno ad affrontare questo tema e anche a farci capire se e quanto questo fenomeno sia diffuso nel nostro territorio. Gli ospiti sono Guidina Dal Sasso, grazie, che è Buonasera. assessore della provincia del BCO e che ha tra le sue deleghe anche quelle per le politiche sociali e le pari opportunità. Accanto a lei Liliana Graziobelli, Buonasera. vice sindaco di Domodossola ed è stata anche assessore Sì. provinciale alle pari opportunità, mi Sì. pare allora. E mi pare che anche Domodossola aveva le pari opportunità fino a poco tempo Fino a fa. ieri. Fino a ieri, che poi sono passate alla nuova Sì, assessore. giustamente, la nuova assessora. E poi abbiamo Monica Cupia, dico bene, che è operatrice presso lo sportello donna del VCO e che credo sia un pochino quella che può testimoniare più da vicino la realtà. Vi dico subito, e poi chiederò un commento rapidissimo alle nostre ospite, i punti essenziali del provvedimento approvato definitivamente dal Senato, il quale introduce un'aggravante, quella della relazione affettiva, e cioè il fatto che ci sia un reato all'interno di una famiglia è un aggravante, perché c'è appunto questa cosa che è una relazione affettiva, sentimentale, che invece dovrebbe mettere una persona al riparo dalla violenza. Oltretutto c'è un aggravante se questa violenza viene compiuta in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Poi abbiamo la famosa querela. In un primo momento sembrava che la querela fosse irrevocabile, adesso hanno stabilito i nostri legislatori che c'è una querela a doppio binario. In questo senso, si può ritirare un'eventuale denuncia per reato di stalking,
a patto che non ci sia stata una minaccia armata, non ci sia stato un fatto grave, una violenza grave. In questo caso non può essere ritirata. Nel primo caso sì. Poi è previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza, quindi se quando interviene la pubblica sicurezza, le forze dell'ordine, c'è la violenza in atto, c'è l'arresto obbligatorio immediato, l'allontanamento urgente da casa in situazioni di particolare pericolo e poi può essere predisposto il braccialetto elettronico e le intercettazioni nel caso di una persona che sia stata allontanata e che continui invece ad avvicinarsi, di solito è un uomo per la verità, nei pressi della casa, dell'abitazione, oppure che comunque continui a tormentare, diciamo, la donna. Dopodiché questo provvedimento stabilisce anche un finanziamento di 10 milioni di euro per corsi di formazione, per corsi di recupero e poi stabilisce dei finanziamenti per case, diciamo, di accoglienza per le donne maltrattate. Spero di aver fatto una sintesi molto rapida ma precisa. Ecco, ora avrei un commento, intanto dall'assessore Dal Sasso, un commento a questa legge, ritiene che sia una legge importante e che intervenga su un fenomeno effettivo? Ma visto che la violenza sulle donne sia violenza familiare, diciamo, all'interno delle mura della famiglia, ma anche come lo stalking è in continuo aumento e devo dire che purtroppo anche il nostro territorio del Verbano Cusio-Ossola non ne è esente, visto che molte volte questo tipo di violenza sfocia anche nel femminicidio, tant'è che un femminicidio succede ogni 2 giorni, è giusto che ci sia una legge che regoli e quindi che vada a implicare chi commette questo reato e che venga quindi condannato, diciamo. È un fenomeno che deve assolutamente essere contrastato e sicuramente le donne vittime di violenza devono essere seguite nel loro percorso e accompagnate per poter tornare a vivere normalmente. Viviana Graziobelli, credo che il fatto che ci sia una legge sia importante. A me fa un po' sorridere il fatto che questa legge così importante, questo decreto contro il femminicidio, in realtà sia un decreto in cui c'è di tutto. C'è il prolungamento del commissariamento delle province, ci sono gli indennizi per la TAV, ci sono delle riforme per la protezione civile. Ho la sensazione che così facendo abbiamo un pochino svilito quello che invece era un provvedimento, piaccia o non piaccia, ma importante. Sì, ha ragione, direttore. Il governo avrebbe dovuto, dal mio punto di vista, trattare questa tematica così importante come andava trattata, come lo trattano altri paesi europei come la Spagna, come lo tratta l'Europa, quindi come un problema fondamentale, come un problema che si vuole risolvere. Il nostro paese, quando ha voluto risolvere o comunque contrastare in modo serio i problemi di mafia, ha istituito il reato di associazione delinquere per stampo mafioso, stabilendo bene quelli che sono le pene e come il reato deve essere trattato. La normativa è chiara, la legge è chiara e ci si comporta di conseguenza. Non è così per questo decreto legge che da oggi è legge. Io dico che piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto, e quindi sono tutto sommato contento che il Paese abbia adottato questa legge. Mi aspettavo qualcosa di più, mi aspetto qualcosa di più per il futuro, mi aspetto una legge dedicata, una legge che tratti il fenomeno della violenza alle donne non come un problema come altri, ma come un problema specifico che richieda attenzione, che richieda veramente l'individuazione anche non del colpevole di per sé, ma di un percorso che debba essere fatto sia per la donna vittima che per quello che è oggi il carnefice. Su questa legge mi preme dire una cosa. Sì. Lei diceva prima, direttore, che solo il 93% dei casi di violenza non vengono denunciati. Certo. È vero, perché allora, nella misura in cui questi casi sono attuati e perpetrati all'interno del nucleo familiare, è chiaro che la donna prima di tutto deve cercare di capire perché il compagno o una persona con cui sei legata affettivamente eserciti su di te degli atti di violenza, quindi prima deve capire, una volta che ha capito cerca di reagire e quando cerca di reagire poi si trova di fronte a problemi dal
dalla difficoltà economica alla difficoltà veramente ad avere delle risposte immediate. La legge nello specifico prevedeva anche il fatto che questi fatti di violenza oggi possono essere denunciati anche da terze persone. Io, se lei me lo consente, su questo discorso delle terze persone vorrei richiamare l'attenzione di tutti. Cioè, la violenza all'interno di un nucleo familiare non è un fatto che riguarda solo la donna e solo quella famiglia lì, è un discorso che riguarda tutti, riguarda la società, riguarda i vicini di casa, e quindi secondo me il bisogno di arrivare a una denuncia coinvolge tutti noi, non possiamo fare finta che queste cose non ci siano e non esistano. E Monica Cupia, come operatrice, lei pensa che questa legge potrà aiutarvi? Ma allora, da una parte sì, sicuramente, però ci sono dei problemi molto pratici, no? Nel senso che se la querela va bene, diventa irrevocabile, però nel momento in cui una donna si trova a fare una denuncia, poi deve comunque tornare a casa e se vive ancora col maltrattante, sicuramente si mette in una situazione di rischio. Certo. Molte donne fanno fatica ad arrivare alla denuncia proprio perché hanno paura, non hanno un altro posto dove andare, in quel momento continuano a convivere con il maltrattante e quindi il fatto che la denuncia... Anzi, può aggravarsi la situazione. Può aggravarsi, quindi sì, certo, irrevocabile da una parte, come dire, le costringe a portare avanti questo percorso, però nello stesso però tempo... Però contemporaneamente dovrebbe essere garantito l'allontanamento del maltrattante. Certo. Sì, certo. Io ho visto che è sempre piuttosto difficile, insomma, comunque questo passaggio, quindi da una parte sicuramente una legge buona, dall'altra ci sono delle difficoltà. Rispetto per esempio all'arresto obbligatorio in flagranza di reato, tante donne, no, ci raccontano di... compagni, ex compagni che in particolare magari ex compagni che stanno facendo dello stalking nei loro confronti, quindi li trovano appostati sotto casa o tentano di entrargli in casa saltando sul balcone, queste cose. Loro magari chiamano anche le forze dell'ordine, ma ora che le forze dell'ordine arrivano, questo se n'è già andato e questa cosa succede tantissime volte, quindi è proprio in pratica anche difficile, no, riuscire a mettere in atto queste cose. Poi, per la carità, sicuramente sono positive. Vorrei aggiungere solo un dato che è ulteriormente inquietante. Oggi, per un'altra coincidenza, è la giornata mondiale delle bambine, organizzata dall'ONU. Questo dato. In Italia tra il 2000 e il 2012 sono state 140 le bambine e le ragazze vittime di femminicidi. L'ha rilevato Terdesome in un suo rapporto. Nei primi sei mesi del 2013 in Italia sono state appunto uccise, abbiamo detto, 81 donne e tra queste una minorenne, Fabiana Luzzi, bruciata viva dal fidanzatino. Ma quello che è ancora più grave è che di quelle famose 140 bambine o ragazze uccise dal 2000 al 2012, in 94 casi su 140 si trattava di figli o di figlie uccise dai genitori. Quindi voglio dire, è un aspetto ancora particolare che magari affronteremo in un altro momento, ma per dire come davvero l'essere donna fin da bambina oggi è veramente una condizione a volte di grande rischio. Ecco, io vorrei rimanere con lei, Monica Cupia, proprio perché lei ha il polso reale della situazione, al di là dei dati che sono importanti, però ecco, vorrei chiederle, in questi anni, da quando esiste lo sportello donna, quanti casi avete trattato? Mi diceva circa... Allora, dal 2008 che abbiamo aperto sono stati circa 300 casi di donne vittime di violenza che sono arrivate al nostro sportello. Più di 700 utenti, di cui appunto un 300 casi vittime di violenza. Io ho letto alcuni dati, mi hanno un po' impressionato, soprattutto mi ha impressionato un dato, addirittura tentati omicidi. Sì, abbiamo fatto un pochino il conto negli ultimi tempi e in questi anni abbiamo potuto contare una decina di tentati omicidi, perché poi in realtà appunto le donne ci raccontano, no, le loro storie e almeno una decina di tentati. Perché noi abbiamo i dati, e magari se la regia vi trova, abbiamo i dati degli ultimi due anni, ecco, che stiamo facendo vedere. Ecco, comunque tentato omicidio, ecco, in questo caso 10 casi, ci può raccontare? Ma allora, in genere le modalità sono o il tentativo di investire con l'automobile, o il tentativo di strangolamento, a volte purtroppo anche davanti ai figli,
oppure il tentativo di colpire la donna con armi da taglio, il tentativo di soffocare. Ecco, ma in questo caso il tentato omicidio avviene in un momento di raptus o è magari una sequela di violenze che in crescendo, diciamo? Allora, entrambe le situazioni, cioè ci sono situazioni in cui si è presentato come un raptus, però all'interno di una relazione che già si connotava come una relazione patologica, certo. Cioè non è che questi due andavano d'amore, d'accordo e di colpo, quindi un raptus che spesso è stato fermato magari da un figlio che era lì o da altre persone, però diciamo un momento di forte perdita di controllo. E altre situazioni in cui invece c'è stata proprio una premeditazione, cioè ti aspetto con l'arma e quando torni a casa la mia intenzione è di ucciderti oppure di investirti oppure di... Quindi entrambi i casi. E sottolineo solo una cosa, rispetto a queste situazioni noi siamo veramente sicure che se queste donne poi non fossero state poi aiutate, seguite tramite lo sportello, tramite insomma tutto quello che si fa all'interno di questo servizio antiviolenza, sicuramente sarebbero rimaste in queste situazioni di rischio, magari non tutte, o comunque non sarebbero venute via subito da queste situazioni di rischio. Quindi questi per ora sono stati solo dei tentativi di omicidio, ma ricordiamoci che se non ci sono servizi come questi, il tentativo che cosa potrebbe diventare omicidio. Certo. Ecco. Ecco, volevo chiederle, questi 300 casi sono quasi tutte, maggioranza, anzi stragrande maggioranza, donne italiane? Sì, sono soprattutto donne italiane. Negli ultimi tempi sta arrivando allo sportello anche, così stanno arrivando anche donne straniere, anche se la percentuale è molto minore rispetto alle donne italiane, probabilmente per una questione proprio di cultura, di sensibilità. Tante donne dell'area più araba fanno un po' fatica a comprendere i loro diritti, c'è un tipo di rapporto diverso, no, tra uomo e donna, però stanno cominciando un pochino. E come anche età? Loro. Età, guardi, spaziamo dalle 18enni alle 68enni, cioè abbiamo anche donne che arrivano magari dopo una vita passata a subire maltrattamenti, umiliazioni, violenze fisiche, e arrivano magari a 60-65 anni a dirci non ce la faccio più, mi separo. Con tutte le difficoltà che questo comporta, perché vuol dire trovare una casa, magari ho la pensione minima con cui devo pagarmi un affitto, eccetera, e un grande bisogno di supporto, però arrivano che proprio non ce la fanno più. Certo. E diciamo, da questo punto di vista, una domanda che le faccio: uomini si sono mai presentati? Uomini si sono presentati perché lo sportello comunque offriva anche servizi di consulenza legale, altri tipi di servizi. Ultimamente ci è capitato anche qualche caso, un paio di casi, proprio una minoranza assoluta, però in cui possiamo dire che erano loro maltrattati, sì, in una situazione di violenza psicologica, sì. Quindi di umiliazioni, di ricatti affettivi. È più una questione psicologica, ovviamente, che fisica. Forte violenza, sì, non fisica, chiaramente. Però che si configurava come violenza, non l'umiliazione di una volta, cioè un caso di violenza. Adesso poi vedremo come funziona lo sportello, anche con l'aiuto del vice sindaco e dell'assessore. Però intanto vorrei mandare abbiamo due contributi esterni per vedere un po' le forze dell'ordine come agiscono in questa situazione. Allora, il primo è del tenente colonnello Luca Politi, che è il comandante provinciale dei Carabinieri di Verbania, che ci dice come agiscono in questi casi le forze dell'ordine. Il procuratore capo della Repubblica, la dottoressa Perrotti, ha sviluppato un protocollo attraverso cui le forze di polizia e la procura procedono in modo corale allo sviluppo di interventi proprio in favore di persone che possono essere vittime di questo reato. Tanto che sono state introdotte delle procedure standardizzate che prevedono innanzitutto la presa in carico e la tutela delle vittime che possono essere esposte a questa tipologia di azione persecutoria.
L'impiego poi prevede, come dicevo prima, l'intervento di personale femminile e anche la successiva partecipazione delle strutture di assistenza e dei servizi sociali. Ecco, abbiamo sentito il colonnello Politi, comandante provinciale dei Carabinieri, far cenno all'intervento delle strutture dei servizi sociali. Immagino che una di queste strutture, forse la principale, visto il tema, è lo sportello donna. Assessore Dal Sasso, qualche mese fa si era sparsa la voce che il futuro dello sportello potesse essere a rischio. Ci dica come stanno le cose in questo momento. Il rischio per ora non c'è, noi siamo molto sensibili al tema del fenomeno della violenza sulle donne, teniamo molto ad aiutare le vittime di violenza. Fino al 31 di ottobre lo sportello è gestito come da sempre del resto e in maniera encomiabile dalla BITTA, che mette a disposizione tutti quei servizi necessari alla donna vittima di violenza che si presenta presso gli sportelli, i due punti di ascolto provinciali che sono ad Ornavasso presso il municipio e a Domodossola in via Carale di Masera. Abbiamo, siccome questi centri antiviolenza sono stati voluti dalla regione che metteva a disposizione anche le risorse nel 2008 e che poi con l'andare degli anni, dopo 3 anni praticamente, queste risorse non sono più state trasferite per l'avvento della crisi, la mancanza di soldi in bilancio e non certo per cattiva volontà. Per ottimizzare le risorse, per risparmiare, abbiamo pensato di trasferire lo sportello che allora era a Gravellona e presso un'altra sede di Domodossola all'interno di strutture di enti locali in modo da non pagarne l'affitto. Certo. Però noi abbiamo voluto e vogliamo garantire il servizio alle donne vittime di violenza. Le donne che si presentano a questi sportelli, nei nostri punti di ascolto, vengono accolte da un'educatrice che dopo una prima analisi, dopo aver capito di che cosa ha bisogno, la vittima, le indirizza o al sostegno psicologico, quindi dalla psicologa, oppuramente ad altri soggetti come l'ASL, le forze dell'ordine, ai servizi sociali, giusto per citare qualcuno. Il 31 di ottobre purtroppo la gestione da parte della BITTA scade perché è finita questa gestione. Noi non vogliamo chiudere, abbiamo trovato in sinergia con il personale interno alla provincia la possibilità di mantenere aperti questi sportelli facendoli gestire proprio da personale interno. Ecco, si tratta di un tema particolarmente delicato e sensibile. Avete personale preparato? Noi abbiamo nella dottoressa Monaco una educatrice, quindi idonea a poter lavorare in questo campo, ma cerchiamo anche sinergie, siamo aperti a tutti quei soggetti che vogliono aiutarci nella gestione di questi punti di ascolto. Proprio oggi abbiamo avuto anche un incontro con una rappresentante della BITTA e sappiamo che la collaborazione continuerà, ma non solo. Proprio per poter dare il meglio a favore del contrasto e a favore del sostegno delle donne vittime di violenza, è in chiusura un protocollo d'intesa al quale partecipano tutti i soggetti che hanno un ruolo nell'assistenza alle donne vittime di violenza e nel contrasto di questo fenomeno. Per fare giusto alcuni esempi, a questo protocollo d'intesa, oltre alla provincia, alla stessa BITTA, alle forze dell'ordine, ai CIS, all'ASL, prenderanno poi parte tutti coloro che vogliono aiutare queste donne. Chiaro. Grazie Belli. Il Comune di Domodossola mi pare che abbia fatto qualcosa di molto concreto, ha messo a bilancio uno stanziamento di quanto e per che cosa.
Sì, la nostra maggioranza ha voluto dare in questo bilancio un segnale particolare di attenzione a questa problematica e quindi abbiamo stanziato in un periodo di grossa difficoltà 7.000 euro che serviranno per aiutare la provincia a far sì che questo sportello rimanga e possa avvalersi ancora della collaborazione di chi fino ad oggi ha reso questo servizio, sì, di chi fino ad oggi ha reso questo servizio un servizio encomiabile. Noi non siamo l'unico comune, abbiamo suonato la raccolta. Siete stati anche un po' in capofila, sì, no? Sì, abbiamo chiamato con noi altri comuni da Masera, Varzo, Crevola d'Ossola, Piedimulera, Pieve Vergonte, Formazza, Villa d'Ossola e mi sembra di averli ricordati quasi tutti, hanno risposto, Mergozzo l'ho detto, sì, Baveno, sì, ecco, forse dimentico qualcuno, ma molti comuni hanno risposto dicendo che sicuramente tenere aperto questo sportello è importante in questo momento, è importante aiutare la provincia in questa azione che diventa fondamentale, ce lo dicono i dati e ogni giorno ce lo dice quelle che sono gli eventi e i fatti sì, che accadono. Penso che anche altri enti e associazioni vorranno collaborare, cito soltanto perché ho visto i dati di una riunione che è stata fatta, ho visto che Rotary, presieduto da una donna, la professoressa Anna Sacchi, ha deciso di fare uno dei suoi service a favore appunto sì. Di questa cosa, quindi cioè, diciamo che se scatta una sinergia questo tema drammatico diciamo che diventa un detonatore che, no, che sta innescando veramente una bella cosa, quindi credo superando anche le competenze, compito mio, compito no, tuo. No, assolutamente. Abbiamo 30 secondi e poi andiamo in pubblicità. Io volevo solo aggiungere che appunto nel momento in cui le risorse da parte regionale sono venute a mancare, la provincia ha messo risorse sue. E diciamo che comunque siamo andati a cercare risorse anche presso la Fondazione Comunitaria e i Kivanis che ci hanno sostenuto. Speriamo che continui questa catena. Bisogna fare sinergia. Perfetto. Certo. Adesso andiamo in pubblicità, ci risentiamo subito dopo. Rieccoci. Allora vorrei cercare di capire meglio e di far capire meglio come funziona concretamente lo sportello donna e lo chiedo ovviamente a Monica Cupia perché credo che meglio di tutti lo sappia. Allora, praticamente la prima domanda è che viene da voi una donna, intanto credo che ci sia il rispetto della riservatezza, della privacy, cioè, certo, assolutamente, no? Perché è la base, certo. Dopodiché insomma il maltrattante lo vorrebbe sapere subito, no? Certo. No, allora intanto appunto in questi due sportelli che diceva l'assessore Dal Sasso abbiamo la prima accoglienza. Quindi scusi, proprio diciamo informazione di servizio, gli sportelli sono aperti quando? Allora, presso il comune di Ornavasso il venerdì dalle 9 alle 12 e il secondo e quarto martedì del mese sempre dalle 9 alle 12. Mentre a Domodossola, in via Carale di Masera, il giovedì dalle 9 alle 12 e il primo e terzo martedì del mese dalle 14.30 alle 17.30. In modo una donna. Uno spazio sia al mattino che al pomeriggio. Si presenta lì e trova chi? Trova un'educatrice che è formata sulle tematiche dell'antiviolenza che intanto accoglie la domanda e cerca di capire qual è il bisogno di questa donna, quindi cosa cerca questa donna. In genere le richieste sono sia diciamo di tipo legale, quindi la donna che chiede una consulenza legale, per cui abbiamo delle avvocatesse volontarie che prestano il loro servizio, perché magari vuole sapere appunto che tipi di diritti ha, se dovesse decidere di separarsi, di andarsene, cosa succede coi figli. Molte di queste donne che arrivano hanno proprio paura che se si separano, per esempio, gli vengono tolti i figli. Quindi si tratta di aiutarle proprio a capire un po' i loro diritti. Quindi insomma, c'è anche un'assistenza legale? Legale, sì. Hanno la possibilità di fare un incontro con l'avvocatessa. Non vengono prese in carico per essere accompagnate in tribunale, certo. Quello è un altro discorso, ma hanno delle informazioni di tipo legale. Certo, benissimo. Oppure potrebbero avere la necessità di scusi, avere... è tutto questo gratuito? Sì, sì, questo è tutto perfetto. Gratuito, è assolutamente, finora è stato finanziato dai bandi e da tutte queste richieste di fondi a enti, associazioni. Può avere la possibilità, se lo desidera, di avere un supporto psicologico, quindi un accompagnamento psicologico proprio per uscire dalla situazione di violenza. Tenete conto che
per uscire da una situazione di violenza in genere ci vuole un percorso di un paio di anni, quindi il percorso è molto lungo, perché non si tratta solo di uscire fuori di casa, è proprio un percorso mentale, no? In cui io mi devo liberare da una relazione patologica. Chiaramente noi offriamo sempre anche la possibilità, se ci sono i termini per poterlo fare, di dare una mano anche al maltrattante, cioè di indicare anche al maltrattante la possibilità di essere aiutato anche lui a... Credo che siano rari i casi. Purtroppo sono rari. Il maltrattante crede di essere sempre nella ragione. Giusto. Fa fatica a mettersi un po' in discussione, a capire che ha un problema, per esempio, di autocontrollo, di gestione della rabbia. Io mi sto chiedendo, ma è chiaro, oggi questo fenomeno viene alla luce perché i giornali e le televisioni ne parlano, però la sensazione è che ci sia anche veramente in crescita. Ma cosa succede agli uomini oggi? Lo chiedo a una donna, ma cosa succede agli uomini oggi? Perché sono così i violenti, così più violenti di una volta? Sembrerebbe. Ma allora, intanto molti di questi uomini maltrattanti hanno comunque loro stessi alle spalle delle storie abbastanza difficili. E poi non nego che attualmente c'è proprio un tipo di cultura, di mentalità su cui dovremmo lavorare con i ragazzi nella prevenzione, che è anche una cosa che facciamo come sportello. Sì. Una mentalità per cui io considero l'altro un po' un oggetto a mia disposizione per soddisfare i miei bisogni. Questo, no? E questo è una mentalità che sta passando molto anche nei ragazzi, nei giovani. Sì, certo, certo. E quindi è un tema fortissimo questo, perché nel momento in cui tu, che sei la mia donna, non vuoi più stare alle regole del mio gioco, vanno fuori di testa, no? E quindi anche loro andrebbero aiutati, no? Nel capire che una donna fa parte di una relazione, certo. Non è un oggetto di tua proprietà. Ci stiamo un po' muovendo anche in questa direzione di aiuto anche ai maltrattanti. Comunque, scusi, torniamo. Quindi la donna è venuta da voi, gli avete dato un supporto psicologico, una consulenza legale? Abbiamo la possibilità di inserirla in un gruppo di autoaiuto. Anche questo abbiamo visto che è proprio un elemento che aiuta molto le donne a uscire dalla violenza. Abbiamo formato dei gruppi in questi anni, 3 gruppi finora, che fanno un ciclo di incontri. Donne che hanno lo stesso problema, che si incontrano? Sì, donne che arrivano tutte più o meno dalle stesse situazioni, tutte che si sentono sole, che si sentono io sono l'unica scema in questa situazione, che quindi hanno bisogno proprio di capire come fare, no, a uscirne fuori. E l'essere insieme è qualcosa che dà molto forza, e aiuta molto a dare un po' una svolta, no? Mi pare che sia una terapia che viene usata anche in altri casi, no? Sì, certo, l'automutuo aiuto, certo. Però funziona, ci sono donne che dopo aver fatto gli incontri al gruppo sono arrivate e hanno detto ho deciso di denunciare, no? Cioè un grosso cambiamento, ho deciso di andarmene. Poi sulla denuncia sentiamo magari poi un contributo esterno, volevo fare ancora 2 domande, la prima riguarda un po' la classe sociale, questo fenomeno è particolarmente presente nelle classi sociali o culturali più basse o è trasversale? No, è assolutamente trasversale. Abbiamo donne appunto di classi sociali più disagiate, sia a livello economico che a livello culturale. Abbiamo donne che laureate con lavori anche insomma prestigiosi. Magari con il marito anche che è laureato. Con mariti con lavori prestigiosi e magari appunto laureati e... Quindi a livello culturale... Ecco, la crisi economica che stiamo vivendo e in questa realtà mi sembra particolarmente dura, incide nel senso che aggrava le situazioni familiari, crea più preoccupazioni, ad esempio una donna che non ha un lavoro farà più fatica anche a denunciare, perché cosa fa? Va incontro all'ignoto? Questo aiuta? Cioè aiuta ad aggravare la situazione? Sì, sicuramente una donna che fino a ieri magari lavorava, magari anche in Svizzera, aveva più possibilità di dire basta a una relazione violenta. Oggi noi incontriamo molte donne in gravi difficoltà economiche, con lavoretti precari, saltuari, per cui fare il grande salto del dire esco da questa relazione, magari io e i miei figli, è dura, insomma, sicuramente è difficile. Grazie Belli, prima della trasmissione si
parlando, perché è sempre così che nascono poi anche le idee per qualche domanda, lei faceva accenno al fatto che molti genitori sottovalutano segnali di violenza che già emergono a livello di compagni di scuola. Vogliamo... Sì, io nella mia vita faccio l'insegnante e in questi ultimi tempi ci sono capitati dei fatti in cui in alcuni casi le ragazze, magari con alcune insegnanti con cui hanno maggiore rapporto, maggiore confidenza, hanno trasmesso, hanno fatto passare alcuni messaggi. In altri casi l'attenzione nostra e di alcune mie colleghe hanno portato in risalto delle situazioni in cui ragazze stavano vivendo percorsi difficili. Abbiamo indagato, nel senso abbiamo cercato di capire che cosa stesse succedendo, ci siamo accorti che in alcuni casi c'erano presenti dei fatti importanti di violenza di coetanei con cui le ragazze avevano delle relazioni. Diciamo che avevano visto proprio anche dei segni fisici. Sì, abbiamo chiamato le famiglie e ci siamo accorti che spesso le famiglie sottovalutano questi segnali, sono ragazzate, stanno scherzando, eccetera. Io credo invece che la famiglia debba tendere l'orecchio, debba essere particolarmente attenta a qualsiasi segnale che arrivi in questa direzione. È difficile che anche le ragazze si accorgano subito che il compagno, l'amico è violento. E quindi è difficile anche per loro rilevare questi aspetti. Però se magari le mamme, le famiglie, gli insegnanti certo, li aiutano a dare forza e voce a questo disagio, io credo che intervenire sulla ragazza, intervenire sul ragazzo, probabilmente si riesce magari a sanare delle possibili disastri futuri. Prima parlavamo del passo difficile della denuncia. Allora abbiamo un contributo proprio su questo tema della denuncia, cosa fare, un contributo importante della dottoressa Roberta Toma, che è commissario capo e dirigente della squadra mobile della Questura di Verbania. Allora, la cosa più immediata e forse anche la più banale, se si parla di questo tipo di reato, che diciamo, per inciso, la denuncia comporta comunque una rottura, una frattura, un trauma in un contesto familiare o comunque in un contesto affettivo. Quindi dire invitare alla denuncia sarebbe banale, chiaramente auspicabile. Diciamo che il legislatore ha dato un tempo molto ampio alla vittima per denunciare gli atti persecutori che sono perseguibili a querela. Sono 6 mesi, così come per la violenza sessuale. Per i maltrattamenti in famiglia invece è procedibile d'ufficio, quindi anche in assenza di querela. Qui si potrebbe aprire una parentesi importante. Comunque per brevità dico che la persona può prendersi il tempo che necessita, di cui necessita per valutare, per prendere consapevolezza della sua situazione. Però l'invito è a prenderne coscienza, eventualmente annotando quello che accade in un diario. Perché scrivere significa intanto precostituire una prova e poi anche verbalizzare le proprie emozioni, verbalizzare il proprio vissuto e prenderne consapevolezza, quindi un aiuto ad arrivare alla decisione di denunciare. Ecco, abbiamo sentito questo contributo, tra l'altro voglio dire, emerge anche la preparazione di queste persone che affrontano questi temi, una preparazione oltre che giuridica anche umana e psicologica, che credo possa essere una garanzia per chi si rivolge a questo. Qualche commento da Guidina al Sasso? Ma io credo che nel caso specifico che stiamo trattando questa sera incida anche la perdita dei valori da parte di queste ultime generazioni e nello specifico la perdita del valore del rispetto inteso verso uomo o donna che sia, in particolar modo in questo caso la perdita del rispetto che l'uomo ha nei confronti della donna, che la fa diventare appunto un oggetto di sua proprietà e di suo piacere, al quale non sa rinunciare e è disposto a tutto pur di non perderla.
Beh, direi, conoscendo poi anche l'esperienza personale, credo che ad esempio per chi ha praticato a alti livelli agonistici lo sport è rispetto, no? Rispetto delle regole, rispetto di se stesso, rispetto degli altri, no? Quindi... Esatto, rispetto delle regole, di se stessi e dell'avversario. In questo caso non è un avversario, addirittura è una relazione affettiva, quindi ha maggior ragione. A maggior ragione si deve rispettare. Tra l'altro, giusto per introdurre a qualche altra notizia, proprio ieri, l'ANSA batteva questa notizia, gli psichiatri stanno lavorando a una proposta di legge per limitare le perizie sull'infermità di mente per giustificare i crimini particolarmente efferati contro bambini e donne. Lo ha anticipato Claudio Mencacci, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria, a margine della presentazione di una ricerca sul disagio mentale, perché dice: diciamo basta alle richieste di perizie psichiatriche per ridurre la pena, cioè cominciano anche loro a dire adesso basta, perché qui si giustifica tutto con il fatto che è stato un raptus, che è stato qui. Quindi diciamo che anche questo è un segnale importante, no? Cioè che la psichiatria ufficiale si ribelli al fatto di essere diventata, cioè, quando ci vuole, voglio dire, ma non a giustificare il tutto. Un'altra cosa che volevo dire, queste donne poi a fine di un percorso però magari hanno bisogno, o anche durante il percorso, hanno bisogno di essere protette, tutelate, proprio essere accolte in uno spazio fisico, in una casa, di accoglienza. Ecco, noi siamo in grado di farlo? Grazie mille. Ma no, nella nostra provincia no, da sempre c'è questa carenza e già ai tempi nel 2008, quando la Regione Piemonte aveva finanziato l'apertura degli sportelli, avevamo segnalato questa carenza, questa necessità. Sembra che ultimamente la provincia, poi credo di sì, no Guidina, la provincia insieme alla regione abbiano, la regione e poi la provincia hanno avviato questo bando. Mi sembra che abbia partecipato il CIS Ossola per l'apertura in Ossola di una casa protetta. Correggo, i tre CIS con la provincia hanno partecipato a questo bando mediante il quale poter avere a disposizione dei fondi con la quale mettere a disposizione alcune stanze, un luogo per le donne vittime di violenza. Dovrebbe essere a buon punto, si dicono, no? Ci dicono che dovrebbe essere a buon punto, lo sapremo in questi giorni se sarà finanziato o meno. Tra l'altro una cosa che non avevo detto, che nella nuova legge contro il femminicidio, oltre a quei 10 milioni per corsi di formazione culturale nelle scuole, eccetera, sono previsti anche 10 milioni per il primo anno, 7 per il secondo e poi 10 a partire per tutti gli altri anni, per costruire proprio queste case di accoglienza protette per donne maltrattate. Anche qualche uomo quando ci sarà, non lo so. Sulla formazione posso dire una cosa, certo. Un'ultima cosa. Io credo anche questo un aspetto fondamentale, la formazione e l'educazione. Se partiamo dalla scuola elementare ad insegnare al bambino che non esiste la proprietà del gioco e che il rispetto verso la compagna debba essere fatto indipendentemente dal ruolo o dal genere, sicuramente, secondo me, cominciamo a seminare qualcosa che poi nel tempo darà dei buoni frutti. Io l'altra sera ho assistito a una trasmissione televisiva in cui si parlava proprio della violenza contro le donne ed era una trasmissione importante in cui dicevano però che venivano presi dei provvedimenti perché non si capisce perché il compagno abbia questi atteggiamenti verso la propria donna. Allora, se non cominciamo anche dal lessico, dalle parole usate, alle volte diventa difficile poi arrivare al risultato. La donna non è di nessuno, come di nessuno è l'uomo, ognuno appartiene a se stesso. Se noi cominciamo anche da questi piccoli interventi, forse riusciremo a far passare un messaggio importante, ad avere una società migliore per tutti. Ecco, perché sono proprio convinto di questo, lo chiedo anche a Monica Cupia. Le leggi sono importanti, ma credo che si voglia veramente una rivoluzione culturale. Sì, noi ci crediamo tanto in questa cosa della prevenzione, infatti anche con i fondi che stiamo raccogliendo vorremmo proprio riuscire a concentrarci in particolar modo quest'anno su un discorso di prevenzione nelle scuole superiori, perché ci rendiamo proprio conto, avendo già fatto qualche intervento negli anni scorsi, che i ragazzi sono i primi spesso, no, a non avere chiaro cosa significa stare dentro una relazione affettiva sana. Noi abbiamo ragazzini o ragazze, no? Che ritengono normale che il loro fidanzato, proprio in quanto fidanzato,
non so, gli vieti di uscire con le amiche, sì, le obblighi a vestirsi in un certo modo anziché in un altro, faccia il geloso e il possessivo. Questa è la famosa coercizione, mancanza di libertà, sì, di cui parla anche la dichiarazione dell'ONU, no? Che sì, questo bisogno, certo, di controllo, no? Rispetto sei a mia, quella che considero la mia, certo, la mia donna, no? Certo. Il fatto che appunto se ti vedo parlare con un altro ragazzo ti faccio delle scenate pazzesche, questi sono casi che abbiamo accolto allo sportello, cioè non sono cose inventate. Il problema è che sono le prime sono le ragazze a pensare che questo sia un segno di amore, cioè che se un ragazzo è così follemente geloso da è un grande segno d'amore, sì, da impedirmi, no, di uscire, di fare, di controllarmi in questo modo, di seguirmi, vuol dire che mi ama, vuol dire che il 68 è passato in vano. E quindi capisci, no, è su questo che va fatto tutta un'opera di educazione, ma a partire dai ragazzi. Noi gli interventi che abbiamo fatto in alcune scuole ci hanno lasciato a noi operatrici veramente basite, perché venivano fuori delle giustificazioni di questo tipo, no? Cioè se lui è geloso, se lui insomma mi vuole che io, un concetto dell'Ottocento, sì, no? Mi impedisce di uscire con la minigonna piuttosto che truccata, vuol dire che insomma ci tiene a me, è geloso, ci tiene che io sia bella solo per lui, no? Capite che se non partiamo da lì, certo, no? dai 14 anni, dai 15 anni, diventa difficile poi aiutarli a crescere in una relazione in cui nessuno è schiavo dell'altro, perché anche il maschio sta male in questo tipo di relazione, perché ha sempre il terrore di perdere la sua donna, ha sempre il terrore che qualcuno gliela porti via e quindi reagisce con questo controllo ossessivo. Un'altra cosa che vorrei chiedere è questo, ma questi uomini che violenti si rivelano violenti all'improvviso? O, perché la domanda che uno si pone è sempre questo, se uno già da fidanzato ti mena, è difficile che poi da sposato migliori, anzi peggiorerà, e quindi forse è meglio prima valutare. Poi alcuni dicono no, ma finché eravamo fidanzati era tutto coccole e tenerezze, e poi improvvisamente io ho qualche dubbio che sia così. No, in genere, allora ci sono periodi della vita in cui magari il livello di violenza aumenta. Certo. Magari se prima avevamo un rapporto da fidanzati in cui magari c'erano più, non so, delle umiliazioni, degli aspetti di violenza psicologica su cui magari io sorvolavo, dicevo vabbè, insomma, nervoso e stanco, in queste storie ci sono dei momenti della vita in cui la violenza diventa più forte e quindi scoppia, quindi magari poi la donna non ce la fa più. Però dire che prima andava tutto bene, rose e fiori, e poi il mostro salta di colpo, dopo. Ecco, questo a noi non è mai successo. Cioè, magari i presupposti poi, c'erano già. In genere le donne ci dicono, è sempre un po' stato così, però finora, insomma, valiva l'anda, va bene. In genere poi c'è un peggioramento e spesso è il motivo per cui poi arrivano allo sportello, o perché non ce la fanno più. E perché il fatto che non denunciano, ricordo qualche anno fa l'Istat fece una ricerca sulla violenza e c'era anche perché non denunciano, no? Molte non denunciano, alcuni non denunciavano per vergogna, perché i panni sporchi si davano in casa, ma altre perché comunque per proteggere i figli, che invece non sono protette così, altre per paura ovviamente, altre anche per ragioni economiche, perché poi cosa faccio se rimango da sola, e altre perché la società ci lascia sole, ecco. Tutto questo sta un po' cambiando? Allora, vergogna, per vergogna no, non ci sono capitate situazioni per cui le donne non denunciano per un senso di vergogna. Moltissime donne non denunciano perché hanno una grandissima sfiducia, questo mi dispiace dirlo, ma una grandissima sfiducia nelle forze dell'ordine. E risultava anche dall'Istat questa cosa. Hanno l'idea che comunque le forze dell'ordine non possano fare nulla e che comunque i tempi della giustizia sono così lunghi, esatto, che non si sentono assolutamente tutelate, quindi hanno paura. Perché se io denuncio e però questa persona continua a girarmi sotto casa, a spaccarmi la macchina, a farmene di ogni, io non vivo più, certo, no? E quindi evitano, cioè, questo è un elemento fortissimo che impedisce. L'altro elemento che spesso viene fuori è la paura che mi tolgano i figli. Quindi nel momento in cui io denuncio, magari non ho il lavoro, magari non so come va a finire, certo, c'è anche molto questa paura.
e poi proprio la paura della reazione del maltrattante, anche questo è molto forte. Ci avviamo un po' alla conclusione, Guilherme. Ma io credo che anche in questo campo, come in tutti, debba giocare un ruolo fondamentale la famiglia e i genitori che educano i loro figli per farli entrare nel mondo degli adulti. Qualche no in più e soprattutto l'educazione al rispetto verso l'altro credo siano fondamentali. Famiglia. Grazie bene, la scuola, visto che è un insegnante. La scuola deve, secondo me, fare una parte importante nell'educazione, cercare di educare i bambini fin da piccoli al rispetto per il genere diverso e soprattutto a questo senso di proprietà con cui i bambini al giorno d'oggi crescono e poi si scontrano improvvisamente per la prima volta intorno ai 16-17 anni, che la proprietà non è una cosa che riguarda soltanto loro. Certo. Monica Cupia, una domanda che invece riguarda noi, e cosa potrebbero, dovrebbero fare di meglio e di più gli organi di informazione, i giornali e la televisione? Perché da un lato penso che aiutino, dall'altro forse no, non lo so. Chiedo a lei. Ma magari contribuire a quest'opera più di sensibilizzazione, di educazione, no? Rispetto a noi facciamo lo scoop della cronaca, facciamo sì, a volte anche un po' morboso, queste no? Trasmissioni quarto grado, lasciamo dire, no? Peggio, che vanno avanti, eccetera. Forse no. Invece dovremmo fare, forse far parlare le vittime, questo può servire, che raccontino il loro, però senza la morbosità attorno, forse, no? Sì, se può servire altre donne, magari ad avere il coraggio di farsi aiutare, a capire che sono in una situazione di maltrattamento e di violenza e per il bene loro, dei loro figli, ha senso uscirne, ha senso chiedere un aiuto, perché molte delle donne che vengono non si rendono conto che stavano vivendo delle situazioni di violenza. Certo. Pensavano che fosse normale, salvo poi starci molto male e far pagare tante volte un prezzo molto alto ai figli. Certo. Quindi da questo punto di vista è utile far conoscere il fenomeno per aiutare anche chi è ancora in ombra a uscire allo scoperto e farsi aiutare. Che questo silenzio degli innocenti diventi finalmente la parola degli innocenti, no? Sì, e sottolineerei però davvero l'importanza di dare l'ascolto proprio anche all'altra metà, no? Cioè al maltrattante, cioè bisogna riuscire ad aiutare questi uomini a uscire da questo tipo di modalità relazionale, certo. No? Perché sta male la donna, ma sta male anche l'uomo. Bene, a me è sembrata una buona puntata, spero che sia servita quello che diceva lei, no? Cioè di cercare di affrontare l'argomento certamente con emozione, perché parliamo di drammi, di tragedie, però anche cercare di capire come affrontarli, sapere che ci sono delle possibilità per avere degli aiuti. Devo dire anche nei confronti delle forze dell'ordine, dopo che ho sentito la dottoressa Tomma, posso dire questa sfiducia nelle forze dell'ordine forse dovrebbe venire un po' meno, perché se troviamo persone così preparate, certo, disponibili, credo che bisogna avere un po' più di fiducia. Poi è vero, i tempi della magistratura sono quelli che sono, però ecco, credo che se non ci mettiamo un pizzico di fiducia non usciamo più da questa situazione, come non usciremo dalla crisi economica, dalla crisi politica, da tante altre cose. Io credo di dovervi davvero ringraziare per il vostro contributo serio, concreto, semplice e immediato, quindi grazie davvero tanto a Guidina Dal Sasso, assessore alla provincia del Vicino. Grazie a lei, mille. Direttore. Grazie a Liliana Graziobelli, vice sindaco di Domodossola. Grazie a voi, buonasera. Che è importante. E grazie tante anche a Monica Cupia, operatrice presso lo sportello Donne del VCO. Ma speriamo di risentirci per fare un bilancio più positivo, per dire che le cose stanno cambiando. Ci vorranno due anni minimo, anche di più. Naturalmente grazie a tutti voi che ci avete seguito, avete avuto la cortesia di seguirci anche in questa puntata. La prossima settimana ovviamente nuovo appuntamento con Sasso nello Stagno, sempre al venerdì alle 20.35. La prossima settimana parleremo purtroppo di un'altra crisi, questa è la crisi drammatica economica, una puntata che si chiamerà AA Lavoro Cercasi. Buona serata a tutti voi e grazie. We'll be right back.